Un saluto vitaminico dalla vostra Tregantis e bentornati a questo nuovo episodio di Blasphemous. Ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio avendo conquistato un'altra parte della maschera dorata, un altro frammento, avevamo fatto un boss e ora stavo tornando a fare quelle due stanze che non avevo completato nella mia salita verso il santuario e ho trovato il motivo perché non ero riuscito, perché sono un imbecille e non avevo saltato come dovevo. Ma questo dopo la sigla. Allora, bentornati a questo nuovo episodio, quindi lasciate un like se vi piacciono i nostri contenuti, iscrivetevi, azionate la campanella se non l'avete ancora fatto per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che facciamo e produciamo tra gameplay, manga e nerd culture. Quindi, questa parte qua era una parte che io non ero riuscito a fare perché avevo fatto quel salto e avevo rimbalzato malamente con la testa sul muro, perché non avevo fatto il salto come dovevo farlo. Perché sono un imbecille io, non perché è il gioco che ha fatto male. E l'avevo pagata. Non l'ho preso, meno male. Allora, per prendere quello si può fare, ma lo vorrei fare più avanti. Preferirei. Ecco, appunto. Cioè, dovrei fare tipo così. Esatto. Niente, l'ho fatto adesso. Vedete, dovevo fare questo saltino più moderato. Io l'avevo fatto subito il saltone e avevo chiaramente rimbalzato contro il muro e l'avevo presa in quel posto. Ok, mentre qua la situazione è la seguente: con un Whisperer there. Un Whisperer. Qua bisogna uccidere questa per passare. Sono un imbecille. Non so perché. C'era un buco e non me ne sono accorto. No, apparentemente ho schiacciato giù per sbaglio. Va bene. Allora. Non penso più, quel suono, quel trillo mi perseguiterà per sempre, ovunque andrò, è la mia condanna, è il momento di andare dall'altra parte di questo sogno maledetto. Di che cosa stai parlando? Ok, allora qua c'è una pozza di sangue. Io ho una boccetta vuota che posso riempire, perfetto, e mi riprendo alla grande. Non mi ricordavo di avere una boccetta vuota. Benissimo, benissimo, questo era importante da sbloccare, assolutamente importantissimo. Quanto sarà importante arrivare invece da quell'altra parte. Ok. Non c'ho voglia di pararlo. T'ho visto, non ti credere che non t'abbia visto. Osso parietale di Lasser l'Inquisitore. A differenza degli altri inquisitori, Lasser mostrava un'inconsueta indulgenza verso gli accusati, tanto da interrompere le esecuzioni. La sua debolezza lo portò alla scomunica prima dell'esilio. Alla scomunica prima, all'esilio poi. Non puoi essere un inquisitore e perdonare la gente mentre la stai bruciando. Non. No, no bello. Cioè, più che altro gli azionisti poi si incazzano. Sì, dovrebbe essere corretto passare di qua, no? Esatto. E otteniamo la campana silente, che era quel famoso dindinnio che ci veniva fatto presente dalle anime. Una campana di latta, ora vuota. Stranamente sembra emettere un leggero tintinnio in presenza di energie misteriose. Dona al suo portatore una lieve protezione dagli attacchi magici. Quando entrò in quella stanza piena di quadri e statue, rimase sorpreso di trovare sotto un lenzuolo sudicio la figura marmorea di un uomo che sembrava offrirgli qualcosa. Un oggetto brillante che teneva nelle fredde mani di pietra attirò la sua attenzione. Un frutto informe, grande come una mela dall'aspetto delizioso, e che emanava un bagliore argenteo. Affamato come era alla prese, ma quando cercò di morderlo, si trattenne con un gemito di dolore, poiché scoprì che il frutto era di metallo. Confuso, afferrò una pietra vicina e gli frantumò il frutto con tutta la sua forza. Riuscì a fare una piccola crepa, con la quale fuoriuscì un liquido denso e rossiccio. Senza pensarci due volte, beve il liquido. Era salato come il sangue. Ok, che storia creepy. Va bene. Sto pensando io però. Pensando che se cado muoio, suppongo. Esatto. Credo. Credo. No, 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 stavo rispondendo a un messaggio. Era il Bonansen, era il Bonansen. Non voglio morire per il Bonansen. Mamma mia. È stato un momento di panico. Momento di panico incredibile. Ok, qua io l'avevo già fatta. Però c'era quell'angioletto che. Non ho ancora capito da che caspita di panico. Ah, qua vedete. Ok, qua mi servono delle cose che non ho al momento. Quindi inutile che mi sto a sbattere. Bene così.
Lì sopra io devo andare, ma non so come arrivarci. Quindi chi se ne frega si torna giù. Che dobbiamo andare, non di qua perché qua è la morte. Meno male che mi sono aggrappato. Perché, esatto, mi ricordavo questi. Credo di esserci anche già morto una volta in questo modo qua. Ok, scendiamo giù, andiamo da Gemino. O Gemini, non mi ricordo come si chiamasse. Era di qua. Dove muoiono gli ulivi? Ma meno male che non c'era un burrone. Qua ci sono quelli che. Sì, ho presente dove sono. Ho presentissimo dove sono. Via, 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 via. Ah! Ho missato male il salto. Ok. Data di lusso. Forse là poi ci deve. È lui che. Consegnare? Sì, lo voglio consegnare. Sento l'olio bollente entrarmi in circolo nelle vene e mescolarsi con la linfa congelata. Non sento più nessuno, solo lo scricchiolio delle mie ossa, della mia pelle. Ok. A cosa è servito darti tutto ciò? Un cazzo. Apparentemente. Vabbè, noi gliel'abbiamo dato come ce l'aveva chiesto. Poi, se questa poi è stata una cosa giusta, che avrà delle ripercussioni in futuro, non saprei. Me lo auguro. È che ho paura di essere stato lento. Cioè, nel senso, nel momento in cui tu lo incontri, gli parli, io credo che tu debba andare diretto là. Perché poi lui si è trasformato. Non lo so, è solo un'idea, un'impressione che ho avuto. Vabbè, no, a volte non me lo fa l'attacco verso il basso. Sì, tutto a sinistra. E poi dobbiamo ragionare perché i luoghi che io non ho visitato, non li ho visitati perché mi mancava. Mi sembra il doppio salto. Muori dallo shuriken, grazie. Wow. Ok. Ah, potevo, vabbè. Adesso basta un colpo. Sono diventato più potente perché mi basta un colpo solo ora. Di un counter. Tutto sulla sinistra, sempre. Vedi che non me lo fa? Oh. Allora, io qua ci sono già morto una volta e sono impazzito dalla rabbia. Devo stare attento. Esatto, perché è un salto assurdo quello lì. Che non ha senso per una shortcut, lo dirò per sempre. Allora, tornare ad albero mi potrebbe portare a fare delle cose. Possiamo dare indietro delle ossa. Possiamo. Vabbè, dare indietro delle ossa è la cosa principale attualmente. Posso consegnare dei resti di capelli di. Ah, ok. Cosa comporta questo? Questa povera fanciulla. Infinite lacrime sono state versate nel suo beato nome. Mille preghiere non bastano per chiarire se il miracolo flagellante sia una manifestazione di vera santità o meno. Tuttavia, nei nostri cuori non alberga alcun dubbio sul fatto che sia stata punita ingiustamente. Trovate i prossimi resti, l'ordine vi dà la sua benedizione. Lacrime di redenzione. Ah, ci ha dato delle lacrime? Cioè, ci ha dato delle lacrime come ricompensa per averle trovato. I frammenti con la fanciulla. A lui niente delle cose che abbiamo trovato. Mentre controlliamo a dare altri resti che abbiamo sicuramente sbloccato. E possiamo fare anche del level up qua, che lo facciamo subito. Strano che non abbia trovato un teleport per la zona superiore. Questo mi sorprende. Perché lo abbiamo trovato per qua, per i sogni di misericordia, ma non. Vabbè. Allora, voglio potenziare l'ultimo livello 1.
Perché qua, esatto, 1500. Stoccata sacra. Tieni premuto mentre schivi. Bene. 2003. Quindi. Ok, diamo il colpo. Ok, è molto preciso l'input, deve essere. Non è una roba così. Consegniamo. E poi io non so dove caspita andare. Quanti ne consegniamo? Siamo più o meno a metà, secondo me. O forse addirittura poco più di metà. Non siamo messi male da questo punto di vista. Ok, bisogna ragionare. Montagne della frontiera di bronzo, che poi porta Giondo, era bloccata. Chiaramente. Chiaramente, proprio 100%. Però lui mi ha detto che io ora posso andare di fronte. Che c'era una crepa nella maschera. Quindi mi porta a pensare che io possa andare a Ponte Calvario e proseguire dritto. Faccio così. Sì. Allora, rieccoci che mi ero un attimino fermato. Ero andato dall'altra parte, ma non c'era un tubo. E allora ho capito che dovevo andare giù a Giondo. Cioè, non è che c'è tanto da fare. Io ho perso qualcosa qui a Giondo che devo recuperare in qualche modo. Devo capire come proseguire sta parte. Non ho idea di come. Lo scoprirò in qualche modo. Che comunque io avevo attivato dei. Che cazzo, qua è un delirio, sto posto. Avevo attivato dei. Come si chiamano? Ah, l'ho aperto così? È fortissimo sto attacco. Avevo attivato degli elevatori come quello. E ora ne approfitterò. Perché devo sicuramente andare a. Cioè, è abbastanza ovvio che devo andare avanti a Giondo. Perché secondo me. Cioè, c'è proprio la quest a fare. E spero di essermi dimenticato. Che cazzo, però. Di essermi dimenticato qualcosa e di non aver fatto un pezzo senza bisogno di. Io sono convinto di sto doppio salto, ma. Probabilmente mi sto sbagliando, ecco. Allora, non è facile passare assolutamente di qua. Sembra facile, ma non è. Porco Giuda. Perché vedete, ci deve essere il modo di rimanere aggrappati lì sopra. Cioè, c'è un modo per forza che io non conosco. Però, quello è un chest, ma. Adesso il chest mi serve. Cioè, mi dà problemi fino a un certo punto. A me interessa andare avanti. E tipo, quel salto lì è uno di quei. Quel famoso salto che io non ero riuscito a fare. Non è che sono io che mi sto sbagliando e che c'è il modo di passare di lì. Facendo un salto magari un pelo più, you know, oculato. Probabilmente c'è, ma allora, prima di tutto, ci inginocchiamo. Io non provo quel salto senza inginocchiarmi, ma neanche morto. Ma neanche proprio per sbaglio. Ok, allora. Tecnicamente l'avevamo già vista sta parte qua l'ultima volta, non è roba nuova. L'unico problema è che non andava questo ascensore qua sotto. Ok, io è inutile qua che ci provo perché tanto. Il problema è riuscire ad azionare. Quell'interruttore là. Era così semplice. Era così semplice. Non ci avevo mai pensato io. Che bastava far risuonare la campana. Per rompere. Ma pensa a te. Quindi io praticamente Giondo la potevo già fare. Avrei potuto già farla Giondo. E ora ho azionato anche la shortcut. Bene, bene, bene che l'abbiamo risolta subito sta cosa e non ci abbiamo speso troppo tempo. Fantastico. Vabbè, posso fare Giondo, ragazzi. E voilà. Questi cosa guardano? No!
abbiamo la shortcut ora. È fortissimo. È un attacco fortissimo. L'attacco in scivolata era la prima cosa che avrei dovuto prendere. Ok, scendere di qua mi fa cambiare totalmente zona. Vieni campanaro. Ha deciso di dare una campanata da solo a destra. Meglio così. Grande. Questi riecheggiano proprio. Allora, vertebra di Linsquiz, il maniscalco. Ogni volta che suona una campana custodia, il suo rintocco deve l'esistenza a Linsquiz. Questo maniscalco non vide mai la sua opera magna conclusa, battezzata Giondo. Ah, è lui che ha creato la campana di Giondo, o Londo, Giondo, non so come pronunciarlo, vi dico la verità. Ok, cazzo. Suonati questo. Mazzetto di rosmarino. Fasce di erbe aromatiche che fino a poco tempo fa si trovavano comunemente nella foresta della Santa Via. Tuttavia oggigiorno la loro rarità lo rende molto prezioso, soprattutto per chi ne conosce le proprietà curative. Confessione di Tirso, parte 5. Tutti i membri della congregazione testimoni di quel fenomeno osservarono strabilianti e atterriti, a eccezione di una delle nostre sorelle, che si inginocchiò al mio lato e senza timore del possibile contagio baciò una delle fetide piaghe che quella condizione aveva causato alla giovane. La ferita cominciò a chiudersi, i fratelli si gettarono in ginocchio con copiose lacrime di preghiere. È così che è nata la... Così che è nata la storia dei baciatori di... Evidentemente dei baciatori delle piaghe. Ok, apparentemente era una zona che potevo raggiungere da un altro lato. Quindi io ho fatto un giro del cazzo che non mi serviva a niente. Evviva. Sembrerebbe almeno. E invece no, aspettate, perché questa parte io l'avevo totalmente ignorata. Ok, ok. Saltare di lì è poco consigliabile. Perfetto. L'ho visto. Ah! Ok, l'ho preso. Questi? Ah, ok, tenevano tutto su. Perfetto. Shortcut. Perfetto, abbiamo attivato anche la shortcut per questa zona, alla grandissima. Ok, questa scende piano piano adesso. Insisto sulla destra. Bene. Ok, questa non è una roba facile. Non è una roba per niente facile, ma proprio per niente.
Anzi, è una roba complicatissima, oserei anche dire. Non le scendi le scale. Ah no, certo. Devo andarmi a riprendere la colpa. Devo andarmi a riprendere la colpa. E non farò quella strada lì. Perché mi sta troppo rischiosa, mi dico la verità. Mi sta veramente troppo rischiosa. Sì, è troppo veramente rischiosa. Cioè, se per caso voglio farla, poi rimango piantato qua tutta la vita e non ne ho voglia. La mia colpa però è ben lontana. Eppure invece lo fa. Perché me lo sentivo. Cuore della santa epurazione. Attenzione. Il nucleo di una spada, benedetto da preghiere appassionate, si può inserire nel mia colpa. Aumenta il potere di lacrime di redenzione raccolte, ma impedisce l'uso di boccette bestie. Cazzi. Si narra che questa statua di pietra ricoperta da petali un tempo fosse in una giovane donna che, tormentata da un profondo senso di colpa, si colpì il petto con l'immagine del Padre Nostro, chiedendogli di essere punita. Il miracolo si manifestò nella figura del padre, facendo emergere dal corpo della donna una lama lunga e larga. Una grande spada radicata che trafisse il suo cuore colpevole per poi trasformare il corpo in pietra. Questa spada venne battezzata Mea Culpa, eco delle ultime parole della giovane donna, che è quella che io poi porto, che è la mia spada poi. Ora tornare indietro sarà una roba divertente. Sarà proprio fun tornare indietro. D'altronde è un incrementatore di lacrime, quindi lo posso anche capire che merda. Ok, devo stare aggrappato tipo più infinito ora. Purtroppo. Ci sta, lo capisco. Ho sbagliato. Ok. Uff, come me la sono sentita qua. Mamma mia. Bravo me, complimenti a me a sto giro. Ci leviamo di qua, facciamo il grande salto della speranza, che va bene. Troppo presto. Ok, ora posso andare finalmente a destra? Dicono le sacre scritture, ci posso andare? Posso andare in basso e poi a sinistra, quello sì. Qua c'è il campanaro. Che è diventato di una facilità disarmante da quando abbiamo questo potere incredibile. Cioè, più che altro è veramente una mossa estremamente forte. Ma potevo andarci? Ho detto una cazzata io. Au. Numero della bestia. Sono bloccato un achievement. Devo essere tipo ucciso 666 nemici, qualcosa del genere. Ok. Aia, vabbè. Ma io sono rincoglionito, vedete? Quando uno è rincoglionito. Taglio. Ok, concluso questo piccolo taglio. Adesso non è più collegata a una catena, vedete? E quindi riecheggia molto di più la campana di giondo. È molto più instabile.
Tiramela, tiramela. Ah. Mamma mia. Ci rischio la pelle. Ok. Porco, lo sapevo. Lo sapevo. Ne ero certo che sarebbe andata a finire così. Ne ero certo. Era una triste consapevolezza di quello che sarebbe accaduto. Oh, io qua non riesco mai a farlo come voglio. Ok, ce la possiamo fare, eh? Non era di qua che volevo andare, era di qua. Devo scendere di qua e andare a sinistra. Damn. La mia colpa, la mia colpa, la mia colpa. Ok. Almeno qua l'abbiamo risolta. Scendiamo. Sì. Wow. Vertebra di giorno il giocatore d'azzardo. Noto per la sua abilità di gioco, molti credevano che il destino di John von Grammermünde fosse guidato dalla volontà suprema. Quando si esaurì la sua fortuna, così si spense anche la sua esistenza. No, 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 lo sapevo che andava a finire così, lo sapevo. Mannaggia. Allora, riaccomi, scusate le interruzioni che a volte ci sono, ma grazie all'opzione di OBS posso fermarmi e ripartire. Ho ripreso la mia colpa, grazie a Dio l'ho ripresa. E quello lì comunque è una scivolata terribile. Non è una scivolata facile per niente. Però io come caspita ci passo di lì? Non ci potevo passare di là. Non ci posso passare di qua. Questo è un problema. Ok, qua le campane. Qua le campane mi spaccano. Ok. Campanellaro del cavolo. Ok, ce lo siamo levati dalle palle lui. Ok, veloci e prendiamo qua. Boccetta biliare vuota alla grande. Prendiamo, attiviamo qua. E via, e si va sopra. Perfetto. Allora, dove usciamo di qua? Andando di sopra. Usciamo da questo lato qua. E c'è esattamente quello che stavo cercando. Ecco appunto. Oh. Boh, non riesco, eh. Oh, l'ho preso. Ok. È la mossa più utile che posso usare in questo momento. Non avrei mai pensato, vi dico la verità. Ah, però aspettate un attimo, aspettate un attimo, perché io qua ho il rischio ora. Ok. Devo fare così, tipo? Sì. Ok. Devo utilizzare questo per spaccare l'ingranaggio. Esatto, perfetto. Ok, bene. Una, due, tre. E via, si spacca anche sto lato.
dovremmo aver liberato la campana a questo punto. In teoria, dovremmo aver liberato la campana. Oh signore. Ah, ok, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito, ho capito. Riecheggia? No, ok. Oh, come on. Ok, ancora un pelo più su. Più difficile di quanto sembri, eh? È davvero più difficile di quanto sembri. Ok, forse ce l'ho fatta. Riecheggia, perfetto. Ok, no, era più inter... Ok, ok, non serviva un cacchio quello. No, ancora un pelo a destra deve andare. Troppo. Così forse? Perfetto. In qualche modo ce l'ho fatta. Non so come, ma ce l'ho fatta in qualche modo. Nodo del cordino di un rosario. Un altro ed è il secondo che prendiamo. Ora, se torniamo di su, dovremo riuscire a prendere un inginocchiatoio e dovremo essere a posto, tra virgolette. Esatto, perché risbucchiamo da dove, insomma, a posto, un po' parolone, ma qua muri rompibili, no. Io ho fatto un salto assurdo. Assurdo è stato quel salto lì. Mannaggia me. Ok. Dove sono? Ah, ok, era quella zona. Posso aprire di qua ora? Sì. Alla grande. Perfetto. Mamma mia che rischio che ho preso. Perfetto, ci inginocchiamo qui e abbiamo aperto un po' di strade per Giondo. Quindi adesso possiamo proseguire per la strada di sinistra e poi nel prossimo episodio penso di finire Giondo. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi invito a lasciare un pollice in su se vi è piaciuto. Scusate i tagli, ma ci sono state chiamate, robe varie, e spero di aver reso la roba guardabile con la nuova proprietà di OBS. Vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, a azionare la campanella in modo tale da rimanere sempre collegati e sapere sempre quando escono i nostri video. E un trifoglio per te, uno per me e uno... Vabbè, ciao ragazzuoli, buona serata.